Eccolo qua, seconda parte del video sul lavoro. Il mio Samsung mi ha tagliato a 10 minuti e non vuole arrivare al Black Friday, non so cosa è successo. E vabbè, sintetizzo, stavo parlando proprio l'altra. Prima era stato un discorso molto generale, stavo facendo i nomi concreti, ho fatto il nome dell'OSS, operatore sociosanitario, e BlaBlaCar, il mio amico russo che faceva il militare e non fa più il militare di mestiere, e porta le persone da una città all'altra degli Urali nella Russia. Gratta quei 30-40 euro tra andata e ritorno al viaggio al giorno, ogni 2 giorni ne fa 60, adesso non lo so. Estate, anche inverno, e addirittura spesso l'inverno si mette abbastanza a riposo, si fa belle pause perché poi l'inverno è freddo, le strade diventano complicate, però lì sono attrezzati, E con 600 euro al mese in Russia nelle cittadine secondarie si vive. Quindi lui si guadagna quei 700 euro al mese, al netti, diciamo anche considerando il gasolio e tutto, l'assicurazione della macchina, l'usura, e ci tira avanti, fa una vita felice, mi dice che è molto più libero, mi sono fatto 2 viaggi con lui. Andiamo avanti, l'Italia non offre questa opportunità, infatti vi dividete in due, chi può espatriare e chi non può espatriare, vi ricordo, l'ho detto nell'altro video, e c'è la possibilità anche di questi lavori molto generici, che però sono meritocratici, perché se siete bravi è un gioco a eliminazione, a resistenza fisica e psicologica. Chi può espatriare c'è anche Amazon Flex, in Italia non cambierà mai perché tu potresti con la tua macchina andare a ritirare i pacchi nei grandi magazzini, in UK e così anche in USA. Ti prendi i pacchi piccoli, medi, a seconda del mezzo di trasporto che c'è, li vai a consegnare e ti fai lo stipendio. In Italia qui ci sarà sempre, dovranno andare lì e proporsi come appalto di partita IVA perché è normale, quindi lo fanno solo BRT, DHL. Candidatevi per quelle, un mio amico lo fa, ci lavora con la trasporta, adesso non so se per la BRT o DHL trasporta i pacchi di Amazon, è stressante perché ci sono le strisce blu nelle grandi città, problemi di parcheggio, i garantiti dello Stato, come si chiamano, quelli della municipale che cercheranno di fare le multe per garantirsi stipendi e pensione. E riguardatevi se siete sotto i 35 anni il mio video per fare l'arbitro di calcio come seconda attività, che poi non si sa mai se siete giovani, secondo me. È la terza industria del paese, c'è bisogno di arbitri, potete crescere e guadagnare bene, dovete farlo per avere la massima ambizione per poi almeno raggiungere la sufficienza. Per me era un secondo lavoretto. Militare di mestiere, provateci se siete giovani, perché comunque così diventate garantiti o qualsiasi cosa legata al. Secondo me, dopo la post-crisi, non lo so, questa è solo un'idea mia e non l'ho approfondita e può sempre cambiare. Allora, secondo me ci sarà una grossa crisi nel terziario, chi ha debiti, prima non lo so come cose si stamperanno, non credo che li cancelleranno i debiti, anche se lo Stato interverrà. E nel food and beverage, secondo me, queste grandi aziende tipo la Burger King, KFC, McDonald's, che avevano liquidità e comunque possono emettere bond e si conquisteranno.